Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata, buon giovedì santo. Inizia oggi il Triduo Pasquale, il cuore dell'anno liturgico che ci presenta il mistero della nostra salvezza, la passione, morte e risurrezione del Signore. Oggi, giovedì santo, facciamo memoria della istituzione dell'Eucaristia, la modalità con cui Gesù è voluto rimanere sempre in mezzo a noi, nel pane e nel vino. Facciamo memoria anche della istituzione del presbiterato. Possiamo dire che oggi è la festa del sacerdozio, il cenacolo e la culla della vita cristiana e della vita sacerdotale. E oggi il Signore ci consegna anche il sacramento dell'amore. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E nel gesto della lavanda dei piedi pone in essere una modalità profetica di agire in mezzo agli uomini, quella cioè di chinarsi di fronte ai bisogni dell'altro ed essere come un umile servo che lava i piedi a colui che ospita. Oggi il nostro presepe pasquale, ve lo suggerisce già nella nostra diocesi il video che ha preparato Don Giuseppe, è bene che ci sia una brocca che ci ricorda la lavanda dei piedi con magari un asciugamano. Io ho messo qui un semplice bricco che può contenere dell'acqua. E poi a ricordarci l'Eucaristia, o con l'aiuto dei ragazzi preparare degli azimi, cioè del pane non lievitato, o mettere semplicemente un pane spezzato che ci ricorda l'Eucaristia, quel pane che Gesù spezzò e diede ai suoi. Viviamo questo momento, ma sappiamo che questa sera, dalle nostre comunità parrocchiali e in primis dalla cattedrale, sarà trasmessa la Santa Messa. Potremo seguirla, ma potremo anche utilizzare questo video per vederci questa sera nell'orario in cui riteniamo più opportuno per pregare accanto al nostro presepe pasquale e far sì che le nostre case risuonino del messaggio del Giovedì Santo, quello dell'amore di Dio che si è fatto non solo carne, ma pane, quello dell'amore di Dio che si è fatto servo e ci invita ad essere servi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedetto sia Dio, Padre, che nel suo Figlio Gesù ha dato la sua vita per noi. Benedetto nei secoli, Signore. Questa sera le nostre chiese ospiteranno come ogni anno la celebrazione del Signore, ma non potranno accogliere i tanti fedeli che formano l'Assemblea Santa. Pur rimanendo a casa, ci uniamo alla preghiera di tutta la Chiesa. Ringraziamo il Signore per l'Eucaristia, memoria viva della Pasqua che Gesù ha affidato ai Suoi prima di patire. Mistero d'amore che ci insegna a fare della nostra vita un dono. Ringraziamolo per il dono dei sacerdoti che nelle nostre comunità annunciano il Vangelo con generosità e dedizione. Ringraziamolo infine per il comandamento nuovo e grande dell'amore, per il quale anche noi possiamo essere pane spezzato nella carità fraterna. Riconosciamo nella croce di Gesù, dove è sospesa la sofferenza di tanti fratelli, la fonte della nostra vita e della nostra pace. Diciamo insieme: il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi hai fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò
il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella, tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi ascoltiamo due brani del Vangelo. L'istituzione dell'Eucaristia nel Vangelo secondo Matteo e il racconto della lavanda dei piedi che troviamo solo nel Vangelo secondo Giovanni. I tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, ci parlano dell'ultima cena come del momento nel quale Gesù, spezzando il pane e porgendo la coppa del vino ai suoi apostoli, dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Compie un gesto profetico, cioè che anticipa e annuncia quello che avverrà nella passione. La passione per Gesù non è semplicemente subire violenza dai suoi crocifissori, ma è dare la vita, darla liberamente, consegnarla come un pane che viene messo nelle mani di una persona perché questa possa nutrirsi, come del vino che viene dato perché possa essere bevuto. E Gesù, dopo aver compiuto questo gesto che ci aiuta a comprendere il suo sacrificio, dice: fate questo in memoria di me. Cioè vuole che la Chiesa rinnovi il memoriale di quella passione, morte e risurrezione nel tempo, sempre. Non un semplice ricordo, ma un memoriale che rende presente quel sacrificio e quel dono. Per questo sulla nostra mensa abbiamo messo un pane spezzato. Ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, versetti 26-29. Ora mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione e lo spezzò. E mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Parola del Signore. Prendete, mangiate, prendete e bevete. L'Eucaristia non ci è data per essere messa in un tabernacolo, ma perché divenga il nostro cibo. Oggi sentiremo quanto ci manca questo cibo, ma a volte la fame ci fa apprezzare di più quello di cui abbiamo bisogno. Che la fame che noi sentiamo oggi di Eucaristia ci faccia dire anche: Signore, da quando sarà possibile per tutti quanti noi partecipare alla messa, non voglio più mancare a questo appuntamento con te, alla tua mensa. Voglio che non si ripeta più per me questo vuoto, questo languore non dello stomaco, ma spirituale,
nel quale non potrò ricevere te, pane donato. E quel pane spezzato ci ricordi, Gesù è quel pane spezzato. L'ultima cena nel Vangelo secondo Giovanni viene narrata in uno spazio di versetti molto più ampio degli altri evangelisti. Pensate, il Vangelo secondo Giovanni dedica i capitoli 13, 14, 15, 16 e 17 all'ultima cena. Pone all'inizio il gesto della lavanda dei piedi e poi un lungo discorso che Gesù fa ai suoi apostoli, un discorso pieno di amore, nel quale consegna il comandamento dell'amore: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, e insegna qual è la via più efficace perché i cristiani possano annunciare il Vangelo. Dice: siate una sola cosa, da questo vi conosceranno, se avrete amore gli uni per gli altri. Ascoltiamo il brano della lavanda dei piedi, al capitolo 13 del Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro, e voi siete puri ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, questo gesto della lavanda dei piedi è raccontato solo dall'Evangelista Giovanni. Ci chiediamo come mai Giovanni non racconta della istituzione dell'Eucaristia, pur dedicando tutto il capitolo sesto a parlare di Gesù come il pane di vita, e invece narra della lavanda dei piedi. Giovanni vuole farci comprendere che la lavanda dei piedi attualizza l'Eucaristia, fa sì che l'Eucaristia esca fuori dal cenacolo con la testimonianza di vita, dell'amore e del servizio. Oggi è la giornata sacerdotale e non posso non ricordare le bellissime parole del Santo Vescovo di Molfetta, Don Tonino Bello,
il quale diceva che il paramento sacro più bello del sacerdote è la stola, ma una stola ritagliata da un grembiule, perché il primo paramento sacro, la prima stola che Gesù ha voluto indossare nel cenacolo, è stato un grembiule. E quindi il sacerdote è chiamato ad ispirare la sua vita a quel grembiule, al servizio, servizio a Dio pieno, servizio ai fratelli. Preghiamo per i nostri sacerdoti, perché siano gli uomini della stola ritagliata dal grembiule di Cristo. Preghiamo per le vocazioni, perché i ragazzi e i giovani abbiano il coraggio di lasciare tutto per seguire il Signore. E preghiamo anche per tutti quanti noi. Questa pagina del Vangelo non è data solo per i presbiteri, è data per tutti quanti noi, perché possiamo vivere dovunque siamo e qualunque vocazione abbiamo, possiamo vivere la dimensione del servizio. Oggi è il giorno nel quale dobbiamo sentire che il volontariato non è un desiderio pio di qualcuno, ma il volontariato, la carità, il servizio è qualcosa che deve caratterizzare sempre la vita del cristiano. Per questo vi inviterò tra poco a compiere un gesto. Nelle vostre case certo non avete l'Eucaristia, ma nelle vostre case potete questa sera ricordare la lavanda dei piedi, o con il gesto, certo, ecco, più impegnativo della lavanda dei piedi, o lavandovi le mani gli uni gli altri. Sarà un gesto bello, ma significativo. Ma ricordate, i gesti non devono rimanere semplicemente qualcosa di esteriore, devono diventare per ciascuno di noi impegno. I gesti servono per ricordarci come deve essere la nostra vita. Per questo, ecco, invito tutti quanti voi in questo momento a prendere questo bricco pieno d'acqua e a versare magari in una bacinella dell'acqua, lavando le mani gli uni gli altri. Mentre compite questo gesto, in silenzio, riascoltate le parole del Vangelo che io proclamerò. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Che questo gesto che avete compiuto nelle vostre famiglie, miei cari, sia il gesto che compite ogni giorno nel vostro affetto, nella disponibilità, nel servizio, e sia il gesto che ogni cristiano in questo momento compie verso gli altri, soprattutto verso i più poveri. Forse oggi è il giorno più bello per condividere qualcosa con una persona bisognosa, fare la spesa per una persona bisognosa, o semplicemente comprargli un pacco di pasta o un litro di latte. Il poco che per noi sembra tale può essere molto per gli altri. E ora rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo:
fa che impariamo a spezzare la nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, per l'Eucaristia che prima di consegnarti agli uomini hai voluto lasciare loro come pegno del tuo amore e segno vivo della tua presenza. Fa che impariamo a spezzare la nostra vita per essere un corpo solo con i fratelli. Preghiamo. Fa che impariamo a spezzare la nostra vita. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per il comandamento dell'amore che ci insegna ad amare i fratelli come tu hai amato noi. Fa che impariamo a spezzare la nostra vita. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per il ministero di tanti sacerdoti, soprattutto di quelli più affaticati e provati. Benedicili con la tua grazia e dona loro la forza per guidare i fratelli all'incontro con te. Preghiamo. Fa che impariamo a spezzare la nostra vita. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per tutti i gesti di carità e di servizio che nella Chiesa si compiono in tuo nome. Fa che ci accorgiamo ogni giorno di chi è povero, malato e bisognoso e portiamo i pesi gli uni degli altri. Fa che impariamo a spezzare la nostra vita. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per l'unità dei tuoi discepoli, il tesoro prezioso che hai chiesto al Padre prima di morire in croce. Fa che abbandoniamo ogni diffidenza e abbattiamo ogni steccato che ci separa e collaboriamo alla costruzione dell'unica Chiesa. Fa che impariamo a spezzare la nostra vita. Stiamo entrando nei giorni della Pasqua, quando Gesù è passato da questo mondo al Padre e ha amato i Suoi fino alla fine. Come Lui portiamo nel cuore le sofferenze e le attese di tutti gli uomini e con Lui preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Gesù, nostro Maestro e Signore, che nell'ora di passare da questo mondo al Padre hai lavato i piedi ai discepoli e nell'Eucaristia ci hai lasciato il testamento del tuo amore, fa che impariamo da te a ricambiare questo immenso dono nell'amore vicendevole e nel servizio fraterno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buon giovedì santo. Buona giornata della carità.